Buonasera, siamo qui al Maracanã dopo la partita City-Inter vinta dal Manchester City. Abbiamo ancora una volta qui il migliore in campo, Nicola Cutolo. Non è la prima volta che viene ai microfoni del Trofeo Check. Una grande sorpresa di questa edizione, il Manchester City a 10 punti, ancora in battuta. Una parola al capitano, numero 10, Nicola Cutolo. Un'informazione, ma siamo che posizione siamo in questo momento? Viaggiate nei primi posti, c'è solo Atletico Madrid e Napoli, punteggio fino e poi venite voi. Veramente stasera forse un po' si vede che poi cominciamo a giocare, non giocavamo da tempo, prima piano piano, un po' la condizione, un po' ci ricordiamo come si gioca a calcio. Meccanismi cominciano a funzionare meglio. Quindi poi di là erano giusto in 5, quindi eravamo C'era anche l'esordio del capitano Marco Ilnolfi, capocannoniere dell'anno scorso, quest'anno infortunato, è lo so. sceso in campo contro di voi. Come vede questo esordio per il capitano? L'ho visto abbastanza bene, un po' ancora un po' timoroso, però migliorerà sicuramente nel passare il tempo. Pensa che potrà fare il capocannoniere quest'anno? Un po' dura, anche c'è il Giovinio a 10 reti, sarà un po' difficile, anche lei ha fatto parecchi gol. Quanti sei? Uno, quattro, forse, quattro. Sempre, da sempre il massimo è il campo e grandi prestazioni le sue, nonostante l'età questo City fa paura. A che cosa punta? Prima cosa a divertirci è con un bel gruppo, tanti amici vecchi che giocavamo a calcio tanti anni fa insieme, ci siamo ritrovati, ci stiamo divertendo. Mi faccio i complimenti di nuovo per il tuo premio che veramente ho organizzato bene e noi ci stiamo divertendo. Ma ringrazio, c'è un po' di febbre stasera, ma voglio andare a fare la voce. Nonostante la febbre comunque ha dato anche se del massimo, noi ringraziamo lui, anche il City, e comunque lo spirito che sta portando questo torneo, che è giusto lo spirito che vuole portare il trofeo Check in alto, cioè lo spirito del Check, quello del divertimento e dell'amicizia. Grazie, alla prossima. Buonasera, benvenuti al Maracanã. Siamo ancora qui al Trofeo Check dopo la partitissima Real Madrid-Roma, partita piena di emozioni. Questa che ha visto ancora una volta vittoriosi gli uomini in granata del Real Madrid, nonostante le numerose assenze. In porta c'era Carlo Barone invece dell'infortunato Giovanni Napolitano. L'altro Giovanni Napolitano non sappiamo dove sia, è andato alla festa di compleanno, ma comunque ha ritornato la maglia come al solito. E tu sei stato migliore in campo per la prima volta forse da quest'anno. Sì, ringrazio questa prestazione di questa partita e volevo ringraziare i miei compagni di squadra, il grande mister Angelo Piscitelli Ti ha dato consigli da fuori? Sì, come sempre tra l'altro ci ha cresciuto lui e niente, questa è in bocca al lupo per la nostra squadra. Questa è una squadra che adesso ha 9 punti, mi sembra, ha perso solamente con l'Atletico Madrid a punteggio pieno, quindi è una squadra che può arrivare nelle zone alte della classifica, addirittura anche vincere questo Trofeo Check per la prima volta dopo tanti anni di lotte. Vi siete sempre qualificati, dicevamo anche nelle scorse interviste, vi siete qualificati sempre secondi, terzi, mai primi, come mai? Vabbè, noi giochiamo sempre per divertirci, poi ovviamente la vittoria piace a tutti, però non ci lamentiamo, sappiamo anche perdere. La sconfitta che abbiamo fatto è stata una sconfitta sfortunatissima, causa anche tanti infortuni, però ci rifaremo. Va bene, in bocca al lupo per il proseguo di questo Real Madrid. Ringraziamo intanto Angelo Piscitelli che ci ha onorato anche stasera della sua presenza con un botta e risposta con il telecronista Matteo Ilnolfi. Ci siamo molto divertiti, anche perché la partita non ci dava molti spunti. Lo ringraziamo. Lo aspettiamo alla prossima, lo invitiamo per la prossima. Dal Maracanã è tutto, ci vediamo domani per un'altra giornata di Trofeo Check. Buonasera, siamo ancora qui al Maracanã, ormai notte fonda, questa giornata è iniziata
presto, verso le 2 del pomeriggio, anche per te, con lo sponsor Jack di Videonola. Ricordiamo, è stata una batosta quella di Videonola, una batosta anche questa qui. Ci sono presupposti diversi con le due squadre, lei ha fatto più per divertirsi, questa è un po' più seria. Sì, sì, sì. Nonostante però i risultati non vengono a guardare, come mai? Che cosa dobbiamo... Scelte tecniche sbagliate oppure sono proprio i piedi che non si può dire? Allora, io innanzitutto voglio ringraziare i ragazzi per la partita di questa sera. Avevamo un avversario molto più grande di noi di fronte. 9-2 che ha perso solo con l'Atletico Madrid, che abbiamo trasmesso su Video 9 in esclusiva. E niente, sono contento a prescindere dalla sconfitta. Un bravo, e voglio veramente col cuore, dico bravi i miei ragazzi. Perché è vero, non abbiamo quella qualità tecnica, forse come hai detto non sono i piedi, forse sono scelte tecniche, però quelli che eravamo stasera hanno dimostrato. Poi per quanto riguarda Videonola, ci siamo apparati, diciamo, quindi abbiamo bisogno di qualche partita per carburare. Abbiamo saputo in settimana che ci sono stati due abbandoni in questa Roma, ci può spiegare lei i motivi? Non ne abbiamo ancora capiti noi da fuori. Se può, sì, una volta per tutte, dirci il motivo vero. Siete aggiornatissimi, Jack. E niente, gli abbandoni sono stati dei Capano. I Capano che sono sicuramente due ottimi elementi, però non il loro carattere non si fondeva bene con la nostra squadra, con i nostri intenti. Quindi William, come abbiamo poi chiarito... Noi avevate gli stessi obiettivi anche. Sì, anche si possono dire così. E William, come abbiamo già chiarito, abbiamo parlato e probabilmente vi posso dare questa news, ci potrà essere un trasferimento all'Everton. Abbiamo visto qualche foto infatti, con il presidente tutto confermato. Sì, sì, tutto. Uno scambio di giocatori, infatti anche lo stavo dicendo, dalla parte nostra arriverà un giocatore che darà una mano. Ho rapportato con Gianmarco Manzi, potremmo fare qualche nome. Sì, sì, è Gianmarco il ufficiale alla nona. Dalla nona, già fa parte della Roma. E Ruggero lo sa questo? Ruggero sì, lo sa, ci siamo visti. Come l'ha presa? L'avvocato Ruggero. L'ha presa un po' a malincuore, però Capano William è un ottimo sostituto. Caratteristiche diverse da Gianmarco, però un ottimo sostituto. Intanto invece Christian cerca di squadra, mi chiedeva se qualcuno ha bisogno di un difensore, sempre dalla nona. Però intanto si vede comunque il rapporto è rimasto, perché in video nona ci sono entrambi, oggi l'abbiamo visto. Ci possiamo litigare in mezzo al campo, possiamo avere qualche screzio, però al di là l'amicizia è un'altra cosa, quindi ogni occasione è buona per farci una partita insieme. Poi può essere il trofeo Jack, come può essere il trofeo delle aziende, diciamo, di video nona, che noi rappresentiamo un po' anche. Video nona arriverà quella della squadra, oppure ci sarà qualche modifica? Guarda, questo non lo so, perché fortunatamente non sono il mister, ma sono un semplice giocatore, quindi la parola va. Portiere oggi? Oggi portiere me la sono cavata discretamente. Grazie. Dobbiamo parlare con Isidoro, tardivo il presidente, lui l'ha detto le scelte tecniche. Va bene, intanto l'appuntamento adesso è a mercoledì alle ore 21, che cosa ci sarà? Ci sarà l'esclusiva, però le due squadre ancora non le conosco. Barcellona-Napoli. Il principale dico che guida la classifica del torneo Jack con l'Atletico Madrid. Sì. Contro il Barcellona, però una squadra che ha perso qualche partita da un po' di Barcellona, però l'ultimo corrello che ha perso di molto, contro il Madrid, però verranno armati per questa super sfida che trasmetteremo su Video Nova con il tuo commento tecnico e la voce di Gian Domenico che sta facendo la doccia. Sì, sarà una partita scoppiettante sicuramente, perché il Napoli esprime un gran bel gioco, poi Felice Paolo è un esperto del calcio a 5. Quindi diamo l'appuntamento, quando la vedremo? Venerdì alle 16 su Video Nola in esclusiva, la partita qui al Maracanà alle 21, Napoli-Barcellona. Quindi ci vediamo mercoledì qui in diretta al Maracanà e poi venerdì su Video Nola con le voci di Gian Domenico e Giorgio Rizio. Grazie, buonanotte dal Maracanà. Grazie a tutti.
Buonasera, benvenuti al Maracanã, siamo ancora qui, è finita anche Everton Tottenham, il grande derby che tanto sentito dal presidentissimo Giovanni Ruggero, è finita con un risultato 8-2, rotondo, abbastanza rotondo, è finita con una grandissima prestazione di un giocatore che non si possiamo nominare come al solito, il vostro bomber, capocannoniere anche di questo torneo, ha fatto 7 reti se non erro, 6 reti, ma una migliore in campo questa sera, ha parato anche un rigore, Marco Ciavoli preso dall'Inter, che prova di Ciavoli, forse la migliore da quando è iniziato quest'anno il trofeo. Sì, grazie Marco, sì, è stata senz'altro la migliore partita da quando abbiamo iniziato il torneo, soprattutto però voglio sottolineare la grande prestazione della squadra, perché oggi c'erano diverse defezioni, mancavano i vari Addeo, Brancato, Piscitelli, quindi veramente è stata una grande partita. Poi vorrei sottolineare l'esordio di Trinchese, un altro ragazzino, anche perché soprattutto noi abbiamo una squadra composta da quasi tutti under, quindi è una soddisfazione e siamo contenti di questo risultato. Quindi questo Everton fa sul serio, può puntare a posizioni molto più alte, ma l'acquisto migliore credo che Ruggero l'ha fatto quest'estate quando ha deciso di prenderti dall'Inter, avevi fatto solo un'apparizione, però ha preso te e Nicola Donato, diciamo che ha fatto un acquisto, il migliore acquisto dell'estate. Adesso ha preso William Capano, Guglione, però forse il migliore acquisto l'ha fatto lì in estate. Vabbè, io ti ringrazio, penso che siano il nostro valore aggiunto sia proprio il gruppo, la squadra, non esistono i singoli, non esistono le prestazioni individuali. Comunque, ritornando al discorso dell'Everton, credo che la nostra squadra abbia semplicemente un obiettivo, quello di fare bene, perché è il nostro primo anno. E quindi l'unico obiettivo è quello di posizionarci bene in classifica e poi chissà, vedremo più avanti come andranno le cose. Una parola su Manzi, che settimana ce l'ha detto, abbandonato la vostra maglia, decisione del presidente, decisione sua? No, più che altro è stata una sua volontà, perché con i nuovi acquisti, Guglione, Capano, anche inizialmente stava trovando forse poco spazio, quindi noi siamo comunque soddisfatti di quello che ha fatto nelle prime partite e gli auguriamo successi con la Roma. Va bene, la concediamo, grazie, ci vediamo fra poco. Buonasera, benvenuti al Maracanã, è appena finita l'Olympic Marsiglia, entrato sullo sport, partita storica del trofeo Jack, è finita con un grandissimo pareggio, fino alla fine è stata una sfida emozionante, migliore in campo per la prima volta di quest'anno, veramente una prestazione degna di un ovvio risco capocannoniere di 2 anni fa del trofeo Jack, scarpetta d'oro, quello che ha segnato più reti nel trofeo Jack, finalmente arriva una prestazione degna di lui, degna del numero 9 dell'Olympic Marsiglia. Come mai questo ritardo? In buona condizione, un po' perché siamo sempre in 5, quindi abbiamo Giuseppe Sposter, ormai sta andando in pensione. Anche del 9 al 30, ormai è un uomo finito.
Sì, no, vabbè. Ha fatto perdere anche il classico. È sempre il miglior over 30 che è il trofeo Jack. Questo Olimpico Vertigo, come dicevi, viene sempre in cima. Possiamo vederla finalmente ritrovare i passi di un tempo, se viene un po' con gli uomini giusti. Dobbiamo aspettare i recuperi di Bifulco Mauro, Bartolomeo Perna. Nicola Bifulco, come non è venuto, ci ha deliziato la volta scorsa con delle prodezze. Ha avuto un impegno lavorativo, quindi non è potuto venire, quindi la prossima volta ci sarà. Una tripletta, un gol spettacolare, mi hanno detto, non ho avuto l'onore di vederlo, lo vedremo in settimana sicuramente negli highlights. Finalmente l'Onofrio di un tempo sta tornando. Speriamo bene. Va bene, ti concediamo, grazie, alla prossima Onofrio. No, tra poco Everton Tottenham. Everton Tottenham. Buonasera, siamo ancora qui al Maracanã nel post partita del big match di giornata Borussia Dortmund Atletico Madrid. E come potete notare dalla maglietta di Patron Nappi, the first, è ancora al primo posto l'Atletico Madrid, adesso solitario, aspettando il risultato di Napoli-Barcellona domani. Ancora una volta, migliore in campo qui ai nostri microfoni, Giuseppe Spampanato, il capitano che ci mette sempre la faccia, ma tanto cuore del capitano, forse per questo ti ha scelto Luigi Nappi in estate, ti ha voluto a tutti i costi, una tripletta stasera, che prestazione, ancora una volta migliore in campo. Grazie del migliore in campo, sì, è stata una bella prestazione, difficile, la squadra era fortissima, e soprattutto senza il migliore Nappi in campo, quindi ci siamo messi il lusso di stare di farlo per la prossima. Proprio per questo, volevo dire, Nappi non ha giocato, è arrivato in ritardo, come mai? Qualcuno si dice perché deve prendere il talento maggio. No. Ma alcuni non sono d'accordo. È stato all'aeroporto, è sceso maggio dal ritiro della nazionale, è andato a prendere direttamente lui. Una parola proprio al padron Nappi, soprattutto prima di tutto l'impressione sulla gara, l'impressione su questo Atletico, poi sul ritardo, una parola anche sul ritardo. Allora, la nostra squadra niente, ormai è una realtà di questo torneo. Diciamo che il mio ritardo è dovuto a vari impegni, poi sono anche dovuto andare a prendere Giovanni Maggio, non lo nego, perché era in ritardo e niente, comunque ho dato priorità. Non diciamo niente, non diciamo troppo. Non diciamo troppo sul ritardo, dai, sulla. No, niente. Sanno gli avversari che ci ascoltano in campo, infatti, a palleggiare. Cerco di parlare quando meno, guarda lì, si avvicina, ecco, sempre vedi? Più. Con la scusa dei palleggi. Niente, la partita l'ho vista bene, anche se quando sono venuto già vincevano 3-0, i momenti più critici li hanno superati da soli. E su una parola sul mio diciamo di talento, nonché capitano, nonché compariello, nonché altri 200 titoli, è unico. Io lo voglio bene, gli voglio bene. È arrivato anche in testa.
e sapete la scelta che ho fatto. Possiamo dire, come vediamo anche dalla maglietta, come dice la maglietta, che Nappi è primo non solo perché è primo del trofeo Jack, ma è primo perché non ha ancora perso nessuno, non è mai successo. È solo vinto. Non ha mai perso, è spiegabile questa cosa, non perde sponsor Jack, over 30, trofeo Jack. Solo vittoria. Speriamo che non fa anche l'Under 21 perché è imbattibile. Diciamo che gli anni sono ormai tanti per fare l'Under 21, però non lo so, tante volte. Quasi luce. Quando perderai i primi punti? Contro il Napoli. Però saranno in numeri, quindi già saremo a più 6, quindi finiremo comunque bene. Quindi volevo fare inoltre un grande applauso e complimento a tutti i resti della squadra. Daniele Spalmanato, fatti grazie. Antonio Falco, Felice Napolitano e soprattutto Felice Pizzina. La parola a Michele Prisco e il suo Borussia. Michele Prisco è un amicone, stasera loro sono stati sfortunati perché erano rimaneggiatissimi. Però sapranno dire la loro in questo campionato che molte volte li ha visti protagonisti. Va bene, concediamo l'Atletico Madrid capolista, ci vediamo alla prossima partita. Intanto noi ci vediamo domani, oppure se Michele Prisco ci concede un'intervista, parliamo due minuti anche con lui. Prisco, Prisco di nome. Grazie Luigi. Eccoci, raggiunti anche Prisco, alla postazione interviste. Vediamo a lui i motivi di questa sconfitta. Ecco, siamo qui con Prisco della prossima partita, abbiamo parlato già tanto con i ragazzi dell'Atletico, partita stravinta dai ragazzi in casacca bianco-rossa. Che cosa è successo, Prisco? Questo Borussia che comunque ha fatto un'ottima prova contro il Bayern nella scorsa partita. C'è solo una frase, abbiamo perso la testa. Cioè, non c'era gioco in un certo momento, i ragazzi non si capivano, cioè un'altra partita proprio a differenza di quella che ha giocato col Bayern. Col Bayern è stato un pareggio strappato con i denti e con le unghie, questa invece è stata una partita fatta proprio senza, senza carattere, senza testa, senza niente. Le assenze pesano, non diamo scusanti, con Ippo, Foggia, Tortora. No, allora, Foggia e Tortora non li ho chiamati io, però avevo chiesto l'aiuto di Conippo. Ma è qui in zona Conippo? No, non è in zona, però cioè, è assente sia col corpo e sia con la mente, però non ho capito questa sua assenza. Cioè, me lo ricordo che è sempre stato così, però pensavo che con l'età uno cambia, va a migliorare, invece poi andiamo proprio a peggiorare. Questa è una critica, quindi nello spogliatoio c'è qualche rottura? No, non c'è nessuna rottura, anzi queste partite ci devono seguire l'insegnamento, non commettere più questi sbagli e entrare in campo con un'altra testa e con altre gambe. Il presidente Spina non è voluto venire il microfono, è in silenzio stampo, sta nervoso, ci mette sempre nella faccia, come mai? Allora, il presidente, come ho detto già in passate interviste, sta in silenzio stampa, poi stasera sta ancora più nervoso, io come sempre ci metto la faccia sia per quanto si tratta o di perdite, o di vittorie o di pareggi, io sto qua, non ho poco di nessuno. I quattro punti del Borussia in classifica sono quello che vi meritate oppure meritava molto di più questa squadra che ha vinto, ricordiamo, la Super Jack Cup per 12-1? Allora no, sono i punti che ci meritiamo perché le partite è vero si vincono con i fuori classe, però si vincono anche col cuore, quello per noi è mancato in tanti momenti, almeno due partite. Ancora contento, ancora d'accordo della scelta dell'estate di abbandonare l'ex capitano per riformare il Borussia dopo la quarta partita, dal momento che i risultati non aiutano né al Borussia né all'Inter, in totale fanno 7 punti, 4-3. Ancora d'accordo di questa, contento di questa scelta o forse farebbe, in caso di potersi tornare indietro, farebbe il contrario? Allora, non è un fatto di tornare indietro, no. Poi non è il capitano dell'anno scorso, ricordo che comunque scendo da campione, quindi cioè, se ci sarebbe stata questa unione, giustamente, qualche punticino in più ci sarebbe stato, però non ci sarebbe stato un clima nello spogliatoio di pace, ci sarebbe stata sempre una guerra continua e costante, io non voglio questo, prima di tutto ci dobbiamo divertire. E poi in secondo momento viene la domanda. Che sarebbe stato comunque un bel film. No, non credo. Il presidente. Il presidente non sarebbe dovuto essere. Intanto casa si diverte. I presidenti hanno espresso. Non tanto il Bruco che. No, hanno espresso chiaramente o il capitano dell'Inter o il Borussia.
perché se ricordiamo in estate tu c'eri, quindi voi sapete. Soprattutto un presidente in particolare, non il Bruco, che mi ha voluto nel Bruco Team. Speriamo domani dovremo giocare qualche domani minuto. Domani non lo so se posso venire. Qualche minuto? No, non lo so se lo posso, perché allora vi avevo contattato per una partita oggi, domani alle 18. Poi è stata rimandata, il presidente oggi Spine mi ha detto... Mi ha detto domani alle 15. Non lo so se ci sarò, vabbè. Ma forse in campo? Forse, non lo so, perché ho, come sai, un problema. Non diciamo come è successo, ma ho un problemino e non posso giocare. Poi vabbè, non avrei mai potuto fare meglio dei miei due portieri, Vecchiarelli e Provisio, che sono tutti e due alzo le mani, poi Vecchiarelli lo conosciamo, come disse con Ippo, una cosa buona di Tashparopo, signor. E infatti non è colpa di Vecchiarelli la squadra di stasera. No, Vecchiarelli proprio colpa zero, la colpa della squadra in generale, oltre i pali in generale. Va bene, io da organizzatore di Trofeo Jack, anche da capitano di Vecchiarella, di ex capitano ormai, però ci sono sempre affezionato, spero che il Borussia si riprenda e ritorna infatti tutto il tempo. In bocca al lupo. Grazie a tutti, speriamo che ci rivediamo tutti e due, andiamo a fare una buona Europa League. Una buona Europa League. Se non ne veniamo eliminati anche con Valencia, Adri. Le ultime due vengono eliminate, cerchiamo di non fare. Con Valencia, Adri. Allora, come Valencia, Borussia, Inter e Valencia, allora in Europa League. Vediamo chi viene in Europa League. Ma non sempre. Ringraziamo Caccavale anche. Campione di Jack Cup. Una parola anche Caccavale, però è uscito dal campo un po' in polemica. Ha tante parole da dire, secondo me, Caccavale, Secondo me non ce la facciamo con la batteria. Il Caccavale è innamorato del microfono, oltre che col pallone, eccolo qui. È uscito un po' in protesta comunque dal campo. Caccavale, un uomo, una garanzia, è uscito dal campo, si è andato a fare la doccia, rottura con la società, oppure solamente era solo stanco. No, ero solo il microfono, non lo smette più. Ero solo molto amareggiato per questa partita che ormai stava raggiungendo un esito che, come abbiamo visto, non è stato quello che noi ci aspettavamo, ma l'Atletico ha meritato. Sono stati molto più ordinati di noi in campo, molto più concreti. Noi abbiamo avuto varie possibilità di, come dire, riagguantare il risultato, ma non ci siamo riusciti, benché siamo riusciti a raggiungerli a livello di punteggio. Per quanto riguarda il gioco, loro sono stati molto più brillanti di noi, più reattivi. Gli abbiamo regalato il primo tempo, come dicevamo negli spogliatoi con il nostro Vecchiarelli, e solo nel secondo abbiamo preso un po' le misure e siamo riusciti un po' a far girare palla, cosa che dobbiamo fare già da prima. Con la società non c'è nessun tipo di astio, anche se purtroppo il nostro vicepresidente Prisco dei problemi sentimentali che comunque lo stanno portando lontano, o forse questi non sono problemi, sono gioie sentimentali che lo distraggono dal Borussia. Una parola invece con Ippo, cosa c'ha? Con Ippo noi non riusciamo a capire, lei che è più vicino al biglietto vicino, che ci vuoi dire? Con Ippo, diciamo, non sta facendo niente di nuovo rispetto a quello che già faceva prima. Il subalterno. Lui così ti fa innamorare di se stesso e poi ti abbandona così. E anche in campo calcistico sta facendo lo stesso, così come nella vita di tutti i giorni. Io credo più nel campo, calcistico che nella vita di tutti i giorni, se mi posso permettere. Però è vero questo fatto che ti lascio così. A me, a noi ci ha lasciato dopo un 12-1, se ti ricordi. Sì. Con voi è venuto una volta. Una volta. Quella sarà. Due volte. Penso col teatro. Non voglio. Vabbè, possiamo anche congedarvi, dicevo Michele, spero sia per l'Inter che per il Borussia che ci sia una rinascita, perché 7 punti in 2. Una lotta al vertice. Un po' con uno squadre, titolate come Borussia e Inter, che ha vinto tanto. Speriamo bene. Intanto vi diamo appuntamento a domani per un'altra giornata di Trofeo Jack. Stasera, dopo la gara è tutto. Alla prossima. Vieni allo studio.